Il rischio che si stacchino altre frane è ancora concreto, dunque il centro storico resta off limits e le famiglie sfollate ancora non possono rientrare a casa. San Martino Valle Caudina fa i conti con i danni dell'esondazione del torrente che ha sollevato e dislocato Piazza 20 Settembre, provocando ingenti danni. Poco meno di 5 milioni la stima avanzata dall'amministrazione Pisano. Abbiamo tutto il centro storico evacuato, quindi sono circa 200 famiglie che in parte hanno trovato accoglienza presso familiari e amici, e abbiamo circa 30 persone in questo momento che trovano ricovero presso il centro di prima accoglienza al convento francescano Santa Caterina. Ci siamo adoperati con una giunta di urgenza per chiedere alla Regione Campania appunto lo stato di calamità, e la somma gira intorno ai 5 milioni di euro, con l'auspicio che la Regione Campania e il Governo nazionale ci possano assistere in questa nostra richiesta. Ci serve la piazza libera per poter continuare le attività di sommurgenza, per cercare di incanalare di nuovo il corso d'acqua all'interno del tratto tombato. Ci sarà sicuramente un'altra ostruzione al centro della piazza, per cui dobbiamo continuare le attività di ispezione e dobbiamo continuare a praticare delle aperture nella soletta del corso d'acqua per cercare di intercettare l'ostruzione, rimuoverla e fare in modo quindi che le acque confluiscano nuovamente all'interno del tratto tombato. Intanto i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell'area a ridosso della frana, acquisito materiale foto e video che sarà trasmesso alla Procura di Avellino. Intanto anche la Chiesa scende in campo a fianco degli sfollati. L'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, celebrerà la messa di Natale proprio a San Martino.